Anche i giardinetti della villa comunale a ridosso di Via D'Annunzio oggi hanno un aspetto più dignitoso grazie all'opera dell'assessorato all'ambiente del comune dell'Aquila. Panchine, cestini per i rifiuti, vialetti ordinati, alberi e piante a rendere decorosa una zona che è già riabitata da tempo da molte famiglie aquilane. Così l'accesso alla Basilica di Collemaggio ha decisamente un aspetto diverso. Il recupero di quest'area che non vedeva interventi addetta anche dai residenti, dai più anziani da 50 anni, il recupero di questi vialetti, di questi giardini rientra in un disegno più ampio che è quello che questa amministrazione e questo assessorato ha messo in piedi, che è quello di unire tramite i polmoni verdi della città tutto quanto il centro storico per cercare di tornare alla normalità. Abbiamo restituito alla città il Parco del Sole, c'è questo bel intervento che ha messo a disposizione la nuova villa comunale con l'apertura dell'emiciclo, c'è il progetto che è quasi pronto per l'appalto per quanto riguarda il recupero del Parco del Castello, e ovviamente all'interno di questo si cala perfettamente questo tipo di intervento che abbiamo fatto in questi giorni. L'obiettivo è tornare alla normalità partendo proprio da questo tipo di, diciamo così, dal verde, dai parchi, dalle aree giochi. La viabilità nella zona è cambiata e da oggi c'è anche il primo parcheggio rosa della città, un gesto di cortesia riservato a neomamme o a donne in dolce attesa.